Gli Stati Uniti hanno in mente un'idea. È il momento di attuarla. Ronald Reagan vincerà questa sera. Che imbecille. Io voglio fare l'artista da grande. Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti. Tu andrai al college. Siederà a tavola con i re e giocherà bene le sue carte. Mi piacciono i tuoi adesivi. Me li ha dati il mio fratellastro, è nell'Air Force. Ah, oh, che forte. Come osate? Voi siete un pericolo! Non avrai più niente a che fare con lui. Che vuoi dire? Perché? Lo sai che voglio dire. I miei mi mandano alla scuola di mio fratello. È uno schifo. In questa istituzione potete diventare ciò che volete. Volerete in cima non grazie a un favore, ma perché ve lo sarete meritato. Qualcosa ti preoccupa, cos'è? A volte gli altri dicono brutte parole sui ragazzi neri. Chi era quello? Un compagno della mia vecchia scuola. Sono mai venuti a casa tua. E tu che fai quando capita? Beh, io non faccio niente, è ovvio. E ti credi furbo? Quando arrivai in America con mia madre non avevamo molto. Perché è venuta qui? Volevano ucciderla, ecco perché. C'erano i soldati e a volte uscivano in cerca di ebrei. Ci odiavano e ancora ci odiano. Così ci imbarcammo e venimmo a vivere qui, nella terra dei sogni. Tu vuoi che io sia come te? No, io voglio che tu sia meglio di me. La vita è ingiusta. Sii grato quando qualcuno ti dà una mano. Sfrutta al meglio questa opportunità e non voltarti indietro. La mia unica speranza siete tu e tuo fratello. Siete la mia vita. Se quegli imbecilli parlano ancora male di quei ragazzi, devi dire qualcosa. Sarai un vero uomo, d'accordo? Una bella stretta, ora abbracciami.